Bene, grazie di queste belle parole del signor Sindaco Edoardo Marchetti, quindi passerei subito il microfono al rappresentante del Comitato Motociclismo, scusate prima mi sono, ho letto male, signor Andrea Trentini. Mi permetta, mi dispiace che siamo ospiti del Sindaco, però mi permetto di sentire. Faccio un piccolissimo cappello su questo, quello che ha detto. Guardi che l'80% degli incidenti in cui viene ferito un motociclista è colpa degli automobilisti. Quindi, prima di dire che è la colpa dei motociclisti, vorrei spezzare qualche lancia. Ci sono, quindi non è solo colpa dei motociclisti, oggi le moto non sono poi così potenti come si vuole far credere. C'è tanta gente che compra degli scooter da 12 cavalli, per cui per piacere, se non ne facciamo una crociata contro la potenza in assoluto. Non solo, ma ci sono altre categorie di utenti della strada che sono anche molto peggio. Ci sono ciclisti che girano contromano senza le luci di notte, ci sono pedoni che attraversano così senza guardare da nessuna parte. Ce ne sono tante cose. Prima di sparare sui motociclisti, tenterei di vedere un po' quali sono le vere cause di certe cose. Allora faccio una piccolissima carrellata di ore. Sono rappresentante del Comitato Motocivismo, una diciamo associazione, non è un'associazione, è un comitato cittadino basato su Milano. Sono quasi 10 anni che lavoriamo nell'ambito di Milano e ci occupiamo sostanzialmente dei diritti dei motociclisti cittadini. Abbiamo iniziato nel 2002-2003, praticamente in occasione dei blocchi regionali che la Lombardia ha tuttora in corso, tuttora in atto, volevano bloccare anche le moto, cosa abbastanza assurda per certi versi, abbiamo fatto N.000 manifestazioni, siamo riusciti a derogare. Quest'anno si è ripresentato il problema perché con l'istituzione dell'area C, per il provvedimento demenziale per un sacco di motivi, avevano intenzione di bloccare anche le moto. Abbiamo fatto un po' di battaggio sia politico sia mediatico, siamo riusciti a far capire alla giunta comunale, un po' inculcando, un po' con l'aiuto anche dell'ANCMA, che effettivamente ringrazio per aver fornito una serie di documentazioni tecniche, a far capire alla giunta comunale che forse bloccare le moto è una delizialata. Tant'è vero che hanno fatto un'ordinanza integrativa che equipara, volevano eliminare completamente il traffico delle moto Euro 0. Le moto Euro 0 quattro tempi inquinano tanto quanto le moto Euro 2 a due tempi, tant'è vero che hanno fatto un'ordinanza integrativa che equipara le due categorie di veicoli, per cui le moto a questo punto possono, quasi tutte le moto possono circolare, restano fuori le moto a due tempi, Euro 0 ed Euro 2. Quindi questa è stata una delle prime cose che abbiamo fatto quest'anno, che ci ha dato abbastanza soddisfazione, perché quantomeno ci hanno ascoltato. Dopodiché il nostro più o meno campo di interesse è sostanzialmente cercare di sbugiardare determinate affermazioni che fanno le amministrazioni pubbliche. Nel caso di Milano spesso e volentieri le affermazioni riguardano l'ambiente, quindi vengono propugnate una serie di iniziative, di ordinanze, di impianti con la scusa dell'aria pulita, della protezione dell'ambiente. Ora, bene o male, noi abbiamo studiato un pochino di normativa, sia la normativa, sia quelle che sono le misurazioni fatte attualmente dall'ARPA, e abbiamo scoperto una serie di cose molto interessanti. Uno, le normative europee stabiliscono determinate soglie per gli inquinanti. Ora, non so se sapete, immagino di sì, comunque poi sul sito potete andarlo a vedere, quasi tutti gli inquinanti, anche in Italia in realtà, comunque diciamo Milano, scorporando quello che si chiama emissione di fondo, cioè esiste un fondo naturale per gli inquinanti che va misurato semplicemente mettendo delle centraline al di fuori dei centri urbani, facendo il confronto con le centraline che stanno all'interno dei centri urbani, e va scorporato quello delle centraline fuori. Ora a Milano e in realtà in tutta Italia non lo fa nessuno, per cui anche le polveri sottili che sono lievemente fuori dalle soglie, se si scorporasse il fondo sarebbero dentro le soglie. Okay, per cui qualunque provvedimento che venga fatto a Milano e Lombardia, ma probabilmente sospetto fortemente in tutta Italia, è una falsità. Okay? Cioè, il problema dell'inquinamento non esiste più, ma da anni. Perché? Perché sono cambiati nel corso dal 90 a oggi, sono cambiati i motori, sono cambiati i carburanti, è cambiato di tutto, e per cui guarda caso
tutti gli inquinanti sono scesi. L'industrializzazione è stata normata man mano, quindi anche le industrie devono sottostare a determinati vincoli, per cui sostanzialmente il problema dell'inquinamento è un problema essenzialmente mediatico. Punto. Altra cosa, sempre in termini inquinanti, non potendolo, essendosi accorti, sto parlando sempre dell'amministrazione pubblica, dell'amministrazione comunale di Milano, essendosi accorti che non potevano vendere provvedimento area C sulle polveri sottili, che erano inquinanti vagamente fuori, ma appunto sbugiardato da questa scoperta, si sono inventati questo fantomatico black carbon. Il black carbon è un particolare tipo di polvere sottile, ok? Che loro hanno, la giunta ha detto, l'abbiamo ridotto del 30%. Ok, intanto non hanno mai pubblicato i dati assoluti, hanno detto solo che non hanno ridotto del 30%. Io sono andato a scartabellare determinate cose che hanno pubblicato, si è scoperto quali erano i livelli di questo inquinante. I livelli di questo inquinante sono un 350esimo rispetto alle soglie di pericolosità. Un 350esimo, cioè dovrebbe essere 350 volte più elevato, alto del valore attualmente misurato per essere pericoloso. Ho detto tutto, credo, spero. Ultima cosa, non potendo lavorare sugli inquinanti, che cosa fanno? Cercano di dire che i provvedimenti che stanno facendo, perché stanno facendo tra l'altro anche purtroppo una campagna mediatica contro i motociclisti, contro le moto, contro i mezzi, in generale contro tutti i mezzi privati a motore. No, però soprattutto c'erano particolarmente i motociclisti. Una delle ultime ordinanze era per i vigili, fate le multe ai motociclisti, alle moto sul marciapiedi, cosa che a Milano è praticamente obbligatorio parcheggiare sul marciapiede perché non ci sono parcheggi per le moto. Dicevo, non potendo lavorare sugli inquinanti, che cosa hanno detto? Beh, dimostriamo che il mezzo, o il mezzo pubblico o il mezzo privato a pedali, cioè la bicicletta, sono più performanti dei mezzi privati. Sto per dire un'affermazione che hanno fatto loro, hanno fatto un singolo esperimento, uno, ha fatto un tragitto da Navigli a Porta Garibaldi e hanno fatto questa affermazione fantastica dicendo che la bici è più veloce di uno scooter. Punto. Ok, facendo un esperimento che magari io sono anche d'accordo che quell'esperimento gli è andato bene. Tra l'altro hanno pubblicato, ci ha messo 18 minuti la bici e 19 minuti lo scooter. Ok, facendo un esperimento, ripeto, uno, è come io qua ho scritto una cosa, è come se lanciassi una moneta, mi viene testa, fantastico, concludo che viene sempre testa. Ok, e questo è quello che è stato fatto. Quando poi ci sono fior di studi, se andate a cercare in giro per la rete, che dicono sostanzialmente che è vero che la bicicletta su certi tratti, molto piccoli ovviamente, è più performante di un mezzo privato. Tipicamente fanno il confronto con l'auto, non ho mai trovato da nessuna parte un confronto con la moto, anche perché banalmente perderebbe. Okay? Tipicamente in circuiti cittadini molto piccoli la bici vince sull'automobile privata, quindi è ovvio. Loro stanno cercando di muoversi dal punto di vista mediatico per di fatto fare una campagna di denigrazione del mezzo privato a motore e in particolare della moto, del moto, motorino, scusa, perfetto. Okay? Quindi cerchiamo per favore, vi prego, vi chiedo un aiuto nei vostri territori, dovunque voi siate, state con le orecchie aperte perché salteranno sempre più fuori amministrazioni pubbliche che cercheranno di in qualche modo impedirvi di circolare. Con scuse ambientali, scuse di traffico, scuse di performance, scuse di incidenti, perché cominciano anche a dire che, questo l'ho sentito alcuni anni fa in una commissione comunale, che il motociclista è ad alta rischiosità, no? Come se fosse colpa del motociclista, non è colpa del motociclista se subisce degli incidenti. A Milano, ma credo come dappertutto, tipicamente il problema della cultura, e questo sono d'accordo che è un problema di cultura, è un problema di cultura di guida. A Milano è un disastro girare, c'è gente che gira senza mettere la freccia, ci sono i ciclisti che girano contro mano senza luci, c'è gente che apre le portiere e ammazza le persone, perché è successo questo. Purtroppo è un problema davvero di cultura, eh? C'è un sacco di gente che guida col telefonino, quando vedete in giro uno su una strada statale a 30 all'ora perché sta spippolando col cellulare.
Ok, questo è frequentissimo, ovunque, o spippola col cellulare oppure sta guardando qualcosa sul navigatore. È una roba allucinante. Purtroppo, questo lo si vede molto se uno gira in moto, il motociclista non ha questa distrazione, almeno che io sappia, non credo che tutti voi abbiate sulla moto il navigatore, io ce l'ho, però non lo uso spesso e volentieri, o non avete cellulare, o comunque se ce l'avete avete l'auricolare. Quindi tipicamente il motociclista da questo punto di vista è avvantaggiato nei confronti di un automobilista o di un ciclista che va in giro con l'iPod. E lasciamo perdere. Ok? Il problema qual è? È che noi motociclisti dobbiamo girare con 75 occhi a destra e a sinistra, perché dobbiamo stare attenti a non farci investire. Io sono stato investito almeno 3 o 4 volte nella mia vita da dietro e una volta da fermo, ok? Non dobbiamo stare attenti a gente che gira senza mettere la freccia, gente che esce dagli stop, che pina anche nemmeno, per cui cerchiamo di starci un po' più attenti. L'ultimissima cosa, e poi ho finito, soprattutto a Milano vale questa cosa. Milano è un disastro dal punto di vista della manutenzione stradale. Io ho dei contatti abbastanza decenti con l'amministrazione comunale, perché avevo fatto un progetto di monitoraggio delle buche, di queste cose qua. È abbastanza ormai confessato anche da parte loro che non hanno i soldi per fare manutenzione stradale. E non ce li avranno mai più per un bel po'. Okay? In compenso mettono una roba tipo l'area C, che è una tassazione mostruosa, per deviare che cosa? Per deviare i soldi, succhiarli agli automobilisti, ai motociclisti, a chi più ne ha più ne metta, motociclisti no perché per fortuna non la pagano l'area C, per deviare dei fondi su che cosa? Sui mezzi pubblici. Hanno messo a budget 100.000 euro per i gatti randagi, 200.000 euro per una mostra di Dario Fo, e poi non hanno i soldi per mettere a posto le strade. Ci sono delle buche enormi che se un motociclista ci va dentro, ciao, vabbè, lui ha spaccato n volte i raggi della moto e chi più ne mette. Qui, onestamente, io sto cominciando a essere abbastanza esasperato dalle amministrazioni pubbliche che mungono, perché questo si tratta, mungono gli utenti della strada per deviare soldi verso altre iniziative. Grazie.